Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ancora rivali dopo UE, non c'è pace per Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. I due protagonisti dell'ultima parte della stagione del Trono Classico di Uomini e Donne si sono contesi per mesi le attenzioni di Sara Affifella, che ha deciso di lasciare la trasmissione con Luigi spiazzando tutti. Per mesi, infatti, Riccardi era stato considerato il preferito della 21enne. In questi giorni dopo la scelta, gli scontri a distanza tra Luigi e Lorenzo non sono terminati, toccando anche ambiti diversi dalla vita amorosa. Lorenzo infatti ha iniziato a uscire con Nicolò Ferrari, sottolineando che con il corteggiatore di Niloufar è iniziata un'amicizia profonda, quasi come a voler contrapporsi a Luigi e Giordano. Il nuovo compagno della Addati e Mastroianni hanno cementato infatti il loro rapporto durante l'esperienza a Uomini e Donne, postando in continuazione storie su Instagram che li riprendevano insieme. Nei giorni successivi alla scelta, Luigi ha postato uno scatto in cui era a cena proprio con Sara, Giordano e Niloufar. Poche ore fa, anche Lorenzo ha immortalato in una diretta la sua serata in compagnia di Nicolò Ferrari. In aggiunta a ciò il corteggiatore milanese continua a lanciare frecciate a Sara e Luigi. Già nell'ultima puntata di Uomini e Donne Lorenzo aveva ammesso di ritenere la scelta della 21enne dettata dalla testa e non dal cuore. In questi giorni Lorenzo ha continuato a riempire di like i profili social della Affifella. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne. La nuova sfida nonostante la scelta di Sara a UE non sia ricaduta su di lui, Lorenzo Riccardi non ha perso il sorriso, e su Instagram continua a mostrarsi sereno. In queste ore però Luigi Mastroianni ha lanciato una leggera frecciata rivolta forse proprio al suo ex rivale. C'è chi sente il bisogno di provocare, e poi c'è chi sente il bisogno di volere bene. Le parole di Mastroianni su Instagram erano dirette a Lorenzo. Resta il fatto che Luigi e Sara continuano a non mostrare foto di coppia. In queste ore infatti Sara si trova a Roma in compagnia di Valeria Bigella, ex concorrente di Temptation Island. Su Instagram Stories la Affifella ha mostrato le sue vacanze romane in compagnia dell'amica, ma di Luigi Mastroianni nessuna traccia. In questi giorni Luigi ha inaugurato un suo locale in Sicilia, e non è passata inosservata l'assenza della Affifella. In base alle indiscrezioni circolate, sembrerebbe però la tronista non sia stata vicina al fidanzato non perché in crisi con lui, ma a causa di un delicato momento familiare.